Allora sentiamo dagli abitanti di questa via Sant'Alberto. Che quando lo facessero una strada un pochettino, e camminasse, a me non ne sa ma che non avanza la porta, magari che volesse essere una necessa. Risse che. Invece a così siamo condannati dentro. Noi io sola, ma ce n'è tanta qua. Ora qua c'è. Suo marito. E ci vuole due nelle semaine è stata fatta precisa come i cristiani. Ci vuole no, due nelle semaine due hanno fatto qua un gota una scivola, chi scivola hanno fatto? Ha stata una fare qua. La via Santo Spirito Dione, allora sì. Ma che hanno fatto una scivola? La scivola prima che è scritta nel 1970. Ha stata. Che sta qua. Quando ci fanno una scivola che ci levano un metro, oh, arresto 70 centimetri, oltre che c'è questo rubo, lo vado della banna. A cosa devo fare? La strada è scappata, la via Santo Spirito. Allora, possono fare la scivola, possono fare la strada, possono fare tutto quello che ci piace. Signora, lei ha qualche problema nella sua famiglia? Ma il problema è che mio marito è invalido a letto e quindi ogni volta che dobbiamo uscire ci vogliono delle persone perché dobbiamo sollevare a lui e la sedia a rotella. Lui purtroppo ha paura, quindi non. Cioè per me è necessaria la strada, o lo scivolo quello che. Ecco c'è di Ramisa, io quanta che non ci vuoi io manco saccio, perché ho cammino cane, è vicino, e ci arriva. Non potendo camminare niente come ci arriva. Non ci può arrivare, ci se cama, se è benissimo il cane, magari un anno ci se e che saccio, magari già se tante c'è aria, magari. Signora, sai, non è che poi quando si può passare con le macchine, si mette tutte le macchine qua e poi. No, è una cosa assurda questo, è una cosa assurda. Perché tutti chi dica non possono andare via. Poi chi dica, ne sentiamo ancora camminiamo, ma chi dica sono. Hanno del bisogno e allora appoggiamo quello che potiamo. Ma l'avete chiesto queste cose oppure ne stiamo parlando ora qua? No, tante volte, non è stato anche con i film, perciò non è chiesto la prima volta. E perché secondo lei non hanno consentito ancora? Non l'hanno consentito perché hanno detto che era l'antequariato e non si può fare la strada. A restare a costruire come va a me. Che c'entra? Non ha uno. Sì, io per esempio lo preferisco perché una c'è una scala e non c'è la faccia. Quindi quando c'è la strada è tutta un'altra cosa. Ci piace magari già piove fortissimo quando facciamo un bagno. Invece veniamo che ne avanza la porta e una non si bagna e non si fa. Che può servire del carosello che piove e che ne ladra da tutte parti. Fino a vedere lumi in Roma, tutti ne bagniamo per dire a Carmono, buttate i valigi da facite, che c'entra? Se non lasciate è buona che la fanno. Io per esempio che la scala c'è su e faccio andare, perché sono invalida magari. Non ci vedo, è una rete calata che io ho chiesto che a caccia mettevano magari qualche cosa di ferro da scala per appoggiarsi. È un pericolo una. I lavori della tribuna non possono essere iniziati subito in quanto occorre prima depositare i calcoli, fare i calcoli, depositarli e avere nulla osta preventiva da parte del genio civile. Verrà una struttura mista con piloni in cemento armato e poi tutta la copertura a sbalzo con struttura metallica a sbalzo appunto sulla tribuna. Quindi una struttura abbastanza snella per quanto riguarda l'aspetto estetico qui dalla vista del campo. L'impresa sta provvedendo alla realizzazione del campetto campetto di calcio, sì, e per l'impianto di illuminazione con quattro torri faro. L'assessore si è espresso dicendo che i bambini di scuola materna non sono autosufficienti e quindi non possono accedere ad usufruire del servizio. Questo secondo me è assurdo perché un bambino di 3 anni è già autosufficiente. Se pensiamo che possa avere magari una vigilanza più accurata, su questo siamo d'accordo. E d'altronde posso dire senz'altro che l'avrebbero perché siamo tutti delle insegnanti, siamo specializzate e quindi non vedo perché non dovrebbe esserci questa vigilanza da parte degli operatori. Sì, per quanto riguarda i tempi, perché si è fatta così tardi?
Solamente perché il comune non ci dava l'approvazione all'inizio, quindi non sapevamo neanche noi, e non lo sappiamo tuttora, se la cooperativa Artemide avrà l'affidamento. Quindi siamo ancora incerti su questo punto, comunque ci affidiamo nelle mani del comune. È possibile recuperare? Recuperare nel senso che noi stiamo diffondendo la notizia a tutta la città, stiamo diffondendo manifesti, domande nei luoghi molto comuni. La domanda scaderà il 5 luglio e entro questa data i genitori devono consegnare la domanda o all'assessorato della pubblica istruzione in piazza San Giovanni o alla CGL, solamente però per gli alunni inferiori ai 6 anni. Oggi parliamo di ingiurie. Il suo cognome intanto? Scrofane. Lei ha una ingiuria? Sì, e come? Qual è? Umuodo. Umuodo. E lo sa da quanto tempo c'è questa ingiuria? E come mai questo nome particolare? Questo nome particolare praticamente, siccome mio nonno ai suoi tempi c'è venuto un paralisi, è rimasto... Muodo. Muodo, seduto nella sedia. È durato un bel po' di tempo, qualche 14-15 anni che c'aveva questa... E i vicini, naturalmente, quando lo andavano a trovare era no muodo, e c'è rimasto muodo. E ce l'abbiamo portata fino a questa... Leggio, e c'è la vangiuria. No, non c'è angiuria, come si chiama? Io, mio marito, ma io che sento come giuro che... stagione, là che di mio marito là. E com'è? E com'è? Non me la vuol dire, ma perché è una cosa che fa rire. Oh signora, non me la vuol dire la signora Angiori. È morto, Ma già l'anima sua, lei non ne ha? No, è stessa cosa. Ah, siete suoro? Sì, e voi per cui avete l'angiura della vostra famiglia? In più lei ha chi da Roma marito, diciamo. Sì. E chi della vostra famiglia qual è? Che ecco, Giuris. E come che non mi arruolo? Ravanica. E che significa? Cosa sapete che significa? Significa così. Devo dire così, è Ravanica. Però lei non lo sa perché sa ciò a Pechisto con l'angiura. Così, è romanano. Antica. Ma vanno giocando che d'antica. Certo. Ragnolo, e lei la vangiuria? Pennicca. E che significa sto pennicca? Pennicca è un'angiuria, un soprannome che mettevano prima, l'antica, mettevano questo soprannome così. E lei, che sa, c'è la via Sapaggio, Sananno, è un'angiuria nuova? Il mio nonno e poi il mio padre. Siccome mio nonno era piccolo, e si sciarriava con uno che era bello grande, si sciarriava. E allora chido piccolo, fottia che chido grande, e come si appende cavo, e così si mette la pennicca. Io dico Cannizzo, io Giuseppe. Cannizzo, e lei ce l'aveva angiuria? Angiuria, Cannizzo, non è che... Cioè lei oltre al cognome non aveva angiuria? No. E Gurriere. E lei ce l'aveva angiuria? Sì, Mardaggi. E lo sa il perché, come viene questo nome? Io non lo so, io quando sono nato così. Mio padre era così, mio nonno era così, Gurriere Mardaggi. Discende da generazione allora questo? Da generazione, sì. Chi a Ragusa usa l'angiuria, non si usa il nome, perché capace che a me se dicono Gurriere non lo sanno qui, se invece dicono Mardaggi sanno qui. Parecchie famiglie non ce l'hanno, poi ora è in disuso questo soprannome. Come mai secondo lei non si usa più? Ma credo, insomma, l'evoluzione dei tempi ha portato, ne è vero, questo cambiamento, ne è vero, nell'uso dei soprannomi, che poi molti soprannomi sono dovuti, ecco, al mestiere, alla professione. Il mio cognome è Guastella. Guastella, lei ce l'ha la cosiddetta ingiuria? Sì, ce l'ho. E qual è la sua ingiuria? Guasteda. Sa da dove viene, come mai c'ha un significato? Sì, credo di sì. Perché mio padre mi diceva, almeno mi diceva che era un albero che faceva delle rose, e queste rose si raccoglievano e poi si mettevano in mezzo al pane, cioè per venire un po' più profumato. Io questo so e questo vi dico. Yorkie. E sa cosa significa, da dove viene, perché... Inglese.
come mai questa ingiuria particolare? Lo so, guardi, non lo so. I miei antenati. Io sono da Ragusa, ragusano, ragusano, ma non c'è ingiuria. E voi ancora utilizzate, anche se lei non ce l'ha, l'ingiuria per riconoscere una persona anziché il cognome? Sì, ci che utilizziamo, ci mancherebbe altro, per esempio, c'è Cassantuguer, si chiama pure, ma un cognome com'è? Non lo so. Signor Criscione, buongiorno. Lei ce l'ha l'ingiuria? Certo che ce l'hai. E qual è la sua ingiuria? Barba bianca. Barba bianca. Barba bianca. Come mai lo sa? Ma dice che il nonno del mio nonno diceva la barba bianca e oggi mamma, barba bianca. Ancora se non usciamo mai per l'ingiuria. Ci si sta finendo perché i giovani non hanno nudo. Sono raro qualcuno che si mettono fra le rete, ma ci si finisce sto fatto l'ingiuria. Ora bello quando non valla perché è una traduzione ravosana. Schiena Giorgio, la testa legge. Testa legge. come mai questa ingiuria? Lo sa come se la ritrova? Chissà, tante tante anni, renane e redanane. La prossima madre, Arezzo. La terra, ma Arezzo però. Bagliere, bagà. Bagà. E che significa bagà? E i tempi, se ognuno che dice una parola, ci mette una ingiuria. Bacchi da seta, bacchi da... E ci mette bagà. Ce n'è tante, c'è muca, ce n'è tante ingiurie. C'è chi per esempio che cula, senza culo, ce n'è tante, a cicula, c'è senza culo, a senza pettuso, ce n'è tante. Ce ne sono tante. Tante, tante.